Strani meccanismi del marketing hanno portato, perlomeno sul suolo italiano, a posticipare l'uscita di uno dei film più importanti dell'anno a gennaio, periodo nel quale, secondo i gestori dei cinema, una pellicola di tale lunghezza non occuperà per troppo tempo le sale, congestionate da cinepanettoni morti ma soprattutto fuggi. Stessa sorte non è invece toccata alla versione videoludica di Avatar, pubblicata da Ubisoft, nella quale vivremo una specie di prequel al film e cominceremo a conoscere il meraviglioso mondo di Pandora e di suoi abitanti. James Cameron's Avatar The Game racconta delle gesta di Ryder, un colono umano della RDA, giunto sul pianeta per aiutare i suoi simili ed entrare in contatto e mediare con i nativi. Tale operazione è resa più graduale grazie all'utilizzo degli avatar, ovvero delle perfette riproduzioni dei navi, all'interno delle quali viene trasferita la coscienza di alcuni soldati umani, scelti appositamente per la compatibilità del proprio DNA con questa veneristica tecnologia. Nel corpo dei giganteschi esseri blu saremo molto più agili e forti, oltre che avremo la possibilità di entrare maggiormente in contatto con la natura ostile del pianeta, aggressiva nei confronti degli organismi estranei. I primi istanti di gioco li passeremo tra le fila dell'RDA, dove verremo a contatto con le massime istituzioni del pianeta, che non ci impiegheranno molto ad affibbiarci alcuni delicati incarichi, anche per via delle nostre capacità. Ryder, nonostante nasca come addetto alle comunicazioni, è un buon combattente, esperto nell'uso di molteplici armi e sufficientemente coraggioso per gettarsi nella mischia e risolvere i tanti problemi che un misterioso sabotatore sta portando all'interno della base. Si tratterà di compiti piuttosto semplici, come difendere il perimetro a bordo di una torretta, recuperare un soldato sperduto e spaurito o riparare alcune falle nel recinto di contenimento. Già da queste prime missioni capiremo come il mondo di Pandora sia ostile alla presenza umana e capiremo come, tra i vostri stessi compagni, serpeggi un certo malcontento per come il pianeta ed i suoi abitanti vengono sfruttati. Questa spinosa situazione, che dovrebbe rappresentare anche il canovaccio centrale del segretissimo film, già dopo pochi istanti di gioco ci porterà a doverci schierare. Sceglierete i cianotici nativi o gli aggressivi invasori. A seconda di questa scelta preliminare, vi si apriranno davanti due stili di gioco piuttosto differenti. Se nei panni di un soldato RDA il gioco assume la fisionomia di uno shooter in terza persona, nel quale il nostro soldato dovrà farsi strada col piombo, nei panni di un nativo di Pandora il gameplay è più quello di un gioco action, nel quale occorrerà alternare l'utilizzo di armi a distanza, come l'arco, ad armi a corto raggio, come una coppia di lame o un potentissimo bastone. Il gioco si divide dunque in due tronconi paralleli attraverso i quali vivremo l'epopea di Pandora da questi due punti di vista contrastanti, tracciando un buon affresco di quell'universo che potremo vedere espanso all'ennesima potenza nelle sale cinematografiche. La fonte di ispirazione del videogioco, coi suoi vibranti colori con la sua dicotomia tra queste due culture e modi di vivere, è probabilmente l'aspetto meglio riuscito di questa produzione. Dal punto di vista ludico, infatti, il gameplay risulta piuttosto leggero, con meccaniche di gioco abbastanza semplificate, complice anche un game design non particolarmente ispirato, il quale non riesce a mettere in risalto le tante opzioni a disposizione. Questa scelta è stata compiuta probabilmente per non scoraggiare coloro che si avvicineranno al gioco attratti dalla licenza piuttosto che convinti del reale potenziale. Continua infiniti, tranne nel caso di cadute da postazioni elevate, un generoso mirino e missioni piuttosto lineari compongono il gioco, che cercherà di variare il ritmo con sessioni platform ed altre a bordo di strani mezzi di locomozione. Come dicevamo, il design dei livelli e delle missioni difficilmente renderà necessario utilizzare le diverse abilità speciali che guadagneremo con l'aumentare dell'esperienza, come l'abilità di diventare invisibile o una mossa ad area utile per allontanare nemici troppo aggressivi. Di fondamentale importanza invece è l'abilità per curarsi, per via di un'impossibilità di ripararsi o parare i colpi avversari, e quindi da utilizzare con generosità. Si procederà quindi inevitabilmente andando avanti imperterriti, distruggendo nemici, curandosi, distruggendo altri nemici, raggiungendo l'obiettivo ed infine ammirando le buone cutscene che introdurrà nel momento successivo della trama. Finita la missione, o raggiunto uno degli hotspot dislocati sulla mappa, avremo modo di rientrare nella modalità conquista, ovvero un discreto diversivo all'azione della storia principale. In queste fasi il nostro compito sarà quello di conquistare nuove aree del pianeta e portarle sotto il controllo della nostra fazione, agendo sulle difese di ognuno di questi territori, costruendo nuove truppe ed arginando l'espansione avversaria. Saranno a disposizione tre tipologie di truppe diverse da schierare sul campo, ognuna con caratteristiche, costi e rapporti di forza differenti. I crediti utilizzati in questa fase saranno acquistabili attraverso le fasi action del gioco, portando a termine le diverse missioni a nostra disposizione. Sorprendentemente, James Cameron's Avatar The Game avrà di fianco alla modalità storia anche una componente multiplayer online, grazie alla quale poter sfidare gli altri fan del film.
Deathmatch, Conquista, Cattura la bandiera e Re della collina saranno le classiche stipulazioni a disposizione del giocatore, che potrà scegliere liberamente se essere un AV o un RDA, variando in questo modo il suo approccio alla partita. Anche qui, infatti, gli umani saranno molto più adatti al combattimento a lungo raggio, mentre i pandoriani prediligeranno veloci approcci per sfruttare la loro superiorità fisica. Non sempre le mappe a disposizione riescono a rendere bilanciata la scelta tra le due etnie del gioco, ma il risultato appare discreto sotto molti punti di vista. Dal punto di vista tecnico, James Cameron's Avatar The Game alterna alti e bassi. Se la realizzazione del lussureggiante pianeta e la resa dei filmati possono essere annoverati tra i punti di forza della produzione, alcuni cali nel frame rate, il pop-up ed alcune collisioni poco precise minano questo comparto. Dal punto di vista sonoro, il lavoro svolto è discreto, con una buona localizzazione in italiana, accompagnata da quella che dovrebbe essere la colonna sonora ufficiale del film, composta di musiche molto epiche ed evocative. La longevità si attesta su buoni livelli, per via della biforcazione nella modalità storia e del comparto multigiocatore, che potrebbe riservare qualche sorpresa se supportato con decisione dalla comunità e dagli sviluppatori. James Cameron's Avatar The Game è un titolo legato a doppia mandata al colossal cinematografico, dal quale prende diversi spunti e funge da anticamera al complesso mondo di Pandora e dalle sue interazioni. Per questo motivo, visto in un contesto slegato a quello della pellicola, il gioco non riesce a brillare di luce propria, limitato da qualità tecniche e ludiche non molto elevate, ma che riusciranno probabilmente a divertire e coinvolgere i fan del film, alla ricerca di nuove avventure in questo universo.